Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 19ª puntata in stagione di Sport Up. Come sempre chi mi affiancherà nella conduzione è la nostra Valentina Violini. Buonasera. Buonasera a tutti, salutiamo anche il nostro Matteo Zampini, curatore della pagina Facebook. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 333-6094-299. Ebbene, andiamo a presentare gli ospiti di questa seconda parte. Ritroviamo anche stasera, purtroppo, e dai che lo dico scherzando, il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Invece lui lo riabbracciamo sempre con piacere, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti, buonasera. Vediamo, lui è già sorridente lì che è, sta studiando già la classifica, il nostro opinionista bianco rosso, Emanuele Pironi. La sua memoria, la classifica, buonasera a tutti. Ciao Emanuele, ciao. E infine lo ritroviamo dalla scorsa settimana dopo l'intervento, riabbracciamo come sempre il nostro Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo. Adesso con l'ausilio del nostro Stefano Papini e con la nostra Valentina Violini andiamo a vedere risultati e classifiche dopo l'ultima giornata che equivaleva all'ultima giornata del campionato di Serie D, girone D. Prego. Ok, Castelvetro Romagna Centro 1-1, Fiorenzuola Aquila Montevarchi 3-1, Forlì Molese 3-2, Pianese Sporting Trestina 0-0, Rimini Sansepolcro 1-0, San Maurese Viego e Calpaneto 1-1, San Giovanese Lentigioni è stata rinviata, Sasso Marconi Mezzolara 0-4, Tuttocuoio Correggese 2-1, Villa Biagio Collegiana 4-0. Molto bene, andiamo a vedere sempre con il nostro Stefano Papini anche la classifica e con la tua vocina Valentina, prego. Abbiamo in testa il Fiorenzuola, ha solamente un punto di distanza il Rimini a 41 punti, Fiorenzuola 42, Villa Biagio 37, Imolesa 36, Aquila Montevarchi 30, San Giovanese Forlì 29, Romagna Centro 28, Pianese 27, Lentigione 24, Tuttocuoio 23, Castelvetro, Viegor Carpaneto, San Maurese 22, Sporting Trestina 21, Sasso Marconi 20, Sansepolcro, Collegiana Mezzolara 17, Correggese 11. Bravissimo, prima di lasciarti all'interrogatorio al nostro Massimo da parte tua Valentina, Giacomo ti riporto i saluti di Orazio di Corrigio che purtroppo nelle due ultime puntate che tu non ci sei stato ha diciamo rotto le scatole al nostro Emanuele, però ti saluta con molto affetto. È un grande, Orazio è un grande. Rotto le scatole, no. Rotto le scatole, comunque contraccambio il saluto. Ti ho voluto dire che c'era la tribuna a Corrigio, effettivamente due panche le hanno messe. L'hanno fatta bene, c'è anche tutta la striscia di cemento, no, per niente da dire. Io prima di andare a vedere i gol del girone vorrei chiederti qual è stato secondo te la giornata e i gol migliori. Ma secondo, allora mi viene più che altro da vedere i due risultati più eclatanti sono quelli sicuramente dell'Imola che è andato a perdere a Forlì e quindi quella mi ha sorpreso un attimino. Rimini quasi una conferma, anche se sotto l'aspetto del gioco non mi ha convinto. Più o meno le altre hanno fatto il loro percorso, insomma, mi ha un po' il Mezzolara che è andato a vincere con un rotondo 4-0, insomma, sono delle piccole sorprese, ma vediamo quello che sarà veramente da adesso in poi la campagna acquisti, che cosa porterà a queste società sia in alto che in basso. Ammesso che quelli in basso abbiano voglia e soprattutto economie per poter investire. Chiaramente è un campionato che si divide in due aspetti, il primo è già stato sviluppato, il secondo è un altro campionato in pratica e quindi vediamo chi avrà le forze per venirne fuori con degli acquisti magari più o meno importanti ma che facciano la differenza. E allora andiamoli a vedere questi gol del girone. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra.
Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. 19esima giornata di Serie D, girone D e ultima d'andata, la classifica premia il Fiorenzuola, risultata più squadra e ora sicura di mantenere la categoria se si pensa al torneo dello scorso anno. Al secondo gradino troviamo i Rimini, al quale va il nostro applauso, mentre al terzo posto, approfittando dello scivolone di Limolese a Forlì, sale il Villa Biagio. Fiorenzuola, Rimini, Villa Biagio e Molise saranno le squadre che si giocheranno la promozione, questo stando a fine girone d'andata con l'ultima giornata che ha riservato 25 gol, frutto di 5 vittorie interne, 3 pareggi, un solo successo esterno e una gara rinviata, quella tra San Giovannese e Lentigione, per i fatti successi settimana alla città emiliana. Allora, va il nostro abbraccio. Un solo 0-0, quello tra Pianese e Trestina, due rigori assegnati ed entrambi realizzati, quelli di Ferretti di Limolese e di Scarponi della Samorese. Si segnalano una tripletta realizzata dall'ex Sant'Arcangelo Gavocci, nuovo attaccante di Mezzolara, e le doppiette siglate da Paccagnini del Tutto Cuoio e di Brunori del Villa Biagio. Buon pareggio per il Romagna Aceto conquistato sul campo di Castelvetro. Modenese in vantaggio con Ghizzardi al 67esimo, ma il Romagna Aceto è squadra che non molla mai e nel finale ancora una volta trova i pari con Brunetti all'88esimo. Pianese e Trestina, come detto, si annullano la vicenda con uno scialbo 0-0. Iniziamo a vedere i gol in nostro possesso partendo dal match tra San Maurizio e Carpanito, ospiti avanti con una discesa di Rantier che si materializza in rete infilando l'estremo di casa, pareggio giallorosso dagli 11 metri a cura del solito Scarponi. Bella vittoria del Fiorenzuola che legittima il primato, emiliani sotto per via della rete firmata da Montevarchi, da manco a dirlo, e Sossì. Pareggio locale che previene due minuti più tardi con Collodel, bravo a ribattere in rete una respinta corta del portiere. Fiorenzuola che passa con Contini al minuto 66, mentre Trissa arriva all'88esimo con un'azione corale contro il piede dei rossoneri di casa con finalizzazione finale a cura di Marra. Clamorosa ma non troppo sconfitta dell'Imolese sul campo del Forlì, l'ultimo arrivato in casa dei Galletti firma l'1-0, trattasi di Speziale, raddoppio che non tarda ad arrivare 10 minuti più tardi, è la volta di Ferraro ad inserire il proprio nome nel tabellino marcatori. Nella ripresa Ferretti dagli 11 metri di mezza le distanze, rossoblu che si spingono avanti ma subiscono i tris dall'altra parte grazie alla marcatura di Ferri Marini. A 10 della fine Salvatori a dimezzare nuovamente le distanze per l'Imolese. Dello scivolone del rossoblu ne approfitta Villa Biagio che strapazza a domicilio alla Colligiana. Il poker finale porta la firma di Brunori, autore di una doppietta tra il 42esimo e il 77esimo della ripresa. Fatto sta che dati due nomi che porta ha chiesto all'anagrafe di essere chiamato solo Luigi. Luigi o Matteo che sia, come si diceva a San Siro per un certo Maurizio Ganza, una cosa è certa, segna sempre nu. Nel finale tra l'81esimo e il 91esimo arrivano le altre due firme per opera di Francioni e Cardarelli. Convincente vittoria di Tutto Cuoio che batte la Correggese per 2-1. Una doppietta di Paccagnini tra il 16esimo e il 44esimo stende la resistenza ospite. Due gol di astuzia e di classe, quello del bomber nero-verde, Correggese che arriva a dimezzare le distanze solo al 90esimo con Vecchi. In Mezzolara in guai alla posizione del Sasso Marconi, rifilando un poker in esterna. Eroe di giornata, Lavolino Gavocci, colui che decise a nero un derby tra Rimini e Sant'Arcangelo, si presenta così ai propri compagni, poi non contento di potenza, quasi alla battistuta, infila da calcio piazzato il portiere di casa. Nella ripresa la voglia di far bene viene supportata anche dal classico fattore C, vedesi il terzo gol. Nel finale da due passi è un gioco da ragazzi per Tommasini, infilare la porta avversaria. Premiamo in questa giornata la vittoria corale del Tutto Cuoio, supportata dal proprio bomber Paccagnini, una squadra con zero giocatori, con una junior portata dalla Calabria e con zero aiuti sul posto sta compiendo un piccolo miracolo. Brava la presidentessa Paola Coia. Inoltre non poteva mancare lui, Gavolino Ravocci, un'esperienza di Lega Pro a Sant'Arcangelo, si presenta con 3 gol in Serie D, alla prima da titolare e al debutto con la nuova maglia del Mezzolara. Niente male, complimenti davvero. Dietro la lavagna le difese di Sasso Marconi e Colligiana incassano 8 gol, ma quando anche la Colligiana, che a Rimini fece la partita della vita, regala gol così al Villa Biagio, la frittata è fatta. Cartolina d'auguri per il nuovo anno, si salvi chi può. Ebbene, allora io adesso voglio sentirvi tutte e tre, dopo voglio riandare anche su Massimo. Da te inizierei, perché tu
adesso perdonami se faccio questo accostamento, però ti vedo sempre il disgraziato di turno, passami questo termine, a Bellaria sono in difficoltà. In tutto cuoio, e lo dicevo a Emanuele, la prima trasferta che lui si è assorbito quest'anno per i Rimini, era in difficoltà pazzesca. La presidentessa Paola Coia ha dovuto far arrivare dalla Calabria, sua regione nativa, l'intera juniors, 18 giocatori, per far sì che l'iscrizione potesse avvenire. In tutto cuoio non aveva i giocatori, poi sono partiti pian piano, erano ultimissimi in classifica e sono arrivati adesso a metà classifica. Direi questo è un passo importante, no, per una squadra che vuole puntare alla salvezza. Sicuramente un passo fondamentale, anche perché tutta la juniores, quindi una squadra completamente giovane, riuscire ad arrivare a questi risultati è veramente un grande risultato, quindi complimenti a questa presidentessa che è riuscita veramente con poco a allestire una squadra che, di tutto rispetto, visto la classifica. Emanuele, è un campionato che, in virtù anche degli acquisti, Traini per il Rimini, lo stesso Speziale che abbiamo visto che è andato in gol con il Forlì, secondo te nel giorno di ritorno può cambiare completamente, o le prime quattro che vedi adesso in classifica a fine giorno d'andata saranno loro quattro e basta giocarsi la vittoria finale? Ma parlavamo anche adesso a telecamere spente che del fatto che adesso puoi comprare degli svincolati, esatto, e lì è difficile che ci sia l'occasione, no, a questo punto. Oppure devi comprare, si apre a gennaio il mercato dei professionisti, sì, e quindi devi prendere gente dalla C. Gente dalla C, diciamo che da tre quarti della classifica in giù, secondo me è difficile che qualcuno metterà sul piatto degli investimenti delle cifre tali per cui i giocatori di categoria superiore scendono. Se le prime 4, 5, 6 hanno la possibilità di investire, noi in teoria è stato anticipato che arriveranno un under, arriverà un difensore, a sto punto da su, dalla C. Sì, sono detti che arriveranno due giocatori, due difensori per quanto riguarda il campionato superiore. Ecco, sì. Quindi come Rimini sta mettendo mano, diciamo, il portafoglio e sta cercando di potenziare la volata finale, anche altre squadre potrebbero farlo. Allora a quel punto, se arrivano giocatori veramente di un certo livello, le cose possono anche cambiare. La realtà che abbiamo avuto sino ad oggi è quella che dice la classifica. Quindi le squadre sono quelle, bene o male, credo che chi ha quei punti lì, tutti si sono meritati i punti che hanno. Non ci sono squadre lì per caso a questo punto. Poi è chiaro che possono arrivare giocatori in grado di scombinare tutto, bisogna vedere se c'è la volontà economica di farlo. Sino ad oggi la squadra che ha fatto più follie, tra virgolette, è Rimolese. Non le fa da quest'anno, le ha fatte anche l'anno scorso, sappiamo come è finita l'anno scorso, io mi auguro che possa finire in maniera simile anche quest'anno, però è un parere mio, ovviamente, disinteressato, sapete tutti sanno cosa spero io, diciamo, in funzione di questo campionato, quindi da questo punto di vista faccio poco testo. Io tra poco voglio sentire te, Renzo, ma ti riservo questa domanda perché ti voglio far pensare un attimino. Ho ascoltato tutte le dichiarazioni, dato che è finito il giorno d'andata, un po' delle squadre che ha affrontato il Rimini. Un po' a tutti gli allenatori è stata fatta questa domanda: ma che tipo di campionato è? Io per la prima volta in diretta ti devo dare ragione, perché un po' tutti hanno detto che non è un campionato molto tecnico, abbastanza scarso, con le difese che lasciano desiderare. Allora, prima di entrare in materia e di farti rispondere a questa domanda, a questa riflessione che tu avevi già detto più volte in questa trasmissione, andiamo a vedere il prossimo servizio. Valentina. Entriamo nel cuore della puntata e andiamo a vedere la sintesi tra Rimini e Sansepolcro. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Rimini e Sansepolcro danno vita a un brutto match con i biancorossi che cercano di portare a casa l'intera posta in paio per farsi trovare pronti all'appuntamento con i Fiorenzuola, scontro tra le prime due della classe in programma il 7 gennaio. Rimini, che diviene vice campione d'inverno confermando il secondo gradino della graduatoria, si libera del Sansepolcro con il minimo sforzo, con i toscani apparsi più ostici del solito alla ricerca di punti salvezzi in uno stadio delle altre categorie.
Per Catacchini e Valori si tratta di un ritorno da ex. La prima conclusione arriva solo al sedicesimo con un sinistro debole di Simoncelli bloccato da David. La risposta è Toscani di pari intensità e destro la distanza di Mortaro fa solo il solletico al portiere Scotti. La prima vera occasione per i Rimini arriva dopo la mezz'ora. Su punizione di Simoncelli dalla tre quarti, bel cross in aria per la testa di Traini che colpisce con forza ma centrale. Un giro di lancette e Rimini nuovamente avanti con questa fuga di Arlotti sulla destra, cross basso a cercare Cicarevic al centro dell'area, ma il talento montenegrino viene anticipato di un soffio. Al 38esimo, conclusione di Traini ribattuto in modo sospetto da Sgambato, palla Guieb che ci prova da posizione defilata senza inquadrare lo specchio della porta. Un minuto dopo, doppia palla gol per Guieb, prima David respinge su destra, volo sul cross di Arlotti da destra, poi lo stesso Abdul spara alto di sinistro sulla ribattuta del portiere ospite. L'ultima occasione arriva a due dal termine, imbeccata di Cicarevic per il taglio di Traini, il cui tiro dal centravanti è fuori misura. La ripresa sullo stesso scenario della prima frazione di gioco, Guiebre viene incredibilmente ammonito per simulazione al limite dell'area, uguale esito anche due minuti più tardi per Sgambato, per fallo su Guiebre che stava puntando la porta e sembrava nettamente in area di rigore, invece l'arbitro sancisce la punizione dal limite scatenando le proteste del pubblico di casa. Al 17esimo Vareola raccoglie una respinta dalla difesa ospite e spedisce un destro a lato di poco, mentre dall'altra parte arriva la prima grande parata di Scotti sul tiro dell'ex Valoni dalla distanza. Preludio al gol dopo la mezz'ora. 33esimo, Cicarevic tocca per Traini, l'attaccante protegge a palla, poi scaglia un gran destro che lambisce in palo alla destra di David. Il gol arriva 60 secondi più tardi. Bella azione di Traini sulla destra, cross basso per Cicarevic che tutto solo da dentro l'area di rigore buca il portiere David. Ottavo avversario stagionale per il talento montenegrino e Rimini vantaggio meritatamente poiché la squadra di Righetti non giochi in maniera spumeggiante ma quantomeno ha il merito di provarci con maggior convinzione rispetto all'avversario. Proprio Cicarevic dalla distanza costringe David a un nuovo difficoltoso intervento in angolo. La soluzione da fuori area viene provata anche dal compagno Righini con un alto tuffo di David a deviare la traiettoria in corner. Nel finale al 42esimo viene espulso Carbonaro per un fallaccio da dietro su Guiebre lanciato a rete. Al 45esimo invece vengono ammoniti prima Righini e poi Catacchini per reciproche scorrettezze. Per Catacchini è il secondo giallo e San Sepolcro resta in 9 uomini. La gara termina qui, il Rimini si impone di misura, mette sotto l'albero di Natale un regalo chiamato 3 punti e aspetta dopo l'epifania dalla Befana il regalo più importante, quello del primato in virtù di una possibile vittoria col Fiorenzuola. Nel frattempo, buon Natale a tutti. Sì, vi ricordo appunto nella seconda parte di Sport Up questa sera, rimanete con noi perché dopo la pubblicità ci sarà il famoso pagellone di fine anno, non abbiamo risparmiato critiche, abbiamo messo anche un po' di satira su tutti i protagonisti biancorossi, sia in campo ma anche per quanto riguarda la società, ci siamo limitati solamente ai due tecnici, prima Muccioli e poi Gianluca Righetti. Renzo, io verrei su di te, dopo lascio la parola alla nostra Valentina. Rispondimi un attimo un po' alle dichiarazioni che hanno detto un po' tutti gli allenatori in base anche al concetto che tu più volte avevi espresso qui in trasmissione e poi dimmi anche il tuo parere sulla partita di ieri. Chiaro che io il campionato quest'anno l'ho seguito molto, ho seguito sia il girone D dove c'è il Rimini, quello della Vispiro, girone F. Sono due campionati diversi, però onestamente il livello non è alto come forse tanti anni dietro. Il livello si è abbassato in tutto, probabilmente sarà questi giovani, secondo me che alcuni non sono all'altezza della categoria, perché io sono sempre dell'idea che l'allenatore, se il giovane è bravo, lo fa giocare. Purtroppo quest'anno, da anni, da quando c'è questo nuovo regolamento, purtroppo i giovani devono giocare. E forse questo, secondo me, fa perdere un po' del gioco. Chiaro che il campionato non è esaltante, non è bello. Vediamo, ho visto il Fiorenzuola, ho visto il Villa Biagio, non ho mai visto l'Imola, ho visto il Forlì, ho visto il Rimini. Squadre che onestamente non mi convincono. Il campionato di Rimini quest'anno lo può vincere, non perché è forte, perché non ci sono le squadre. Squadre sì, tutto allo stesso livello. Io onestamente, e Rimini, l'ho sempre detto dall'inizio, non ho mai avuto paura del reparto offensivo, che davanti Bonaventura, Ambrosini, Ceccardi, Ciarlotti, e Rimini non aveva problemi. Il mio problema centrocampo e difesa, e lo dimostrano i 22 gol subiti, non è molto, guardiamo il Fiorenzuola, hanno subito 12, 10 gol in meno, io sempre direi che il campionato lo vince quello che subisce in meno di tutto, però onestamente adesso vediamo, come ha detto giustamente qui i colleghi, dipende dagli acquisti che andranno a fare. Probabilmente è già arrivato che Traini. Ecco, andiamo a vedere che forse nel ritorno vedremo un altro campionato, senza dubbio, però io ancora in questo Rimini ci credo. Ci credo perché, onestamente, ha la forza per poterlo vincere. Adesso con l'arrivo
i Traini, secondo me un ottimo attaccante, come si spera arriveranno un difensore, agli under. Però, ripeto, il gioco a Rimini non cambierà mai. Valentina. Io voglio chiedere una cosa simile a Pieroni. Manu, il tuo punto di vista, però dalla parte della tifoseria, quindi... No, ma non credo che ci sia un punto di vista dalla parte della tifoseria piuttosto che della critica. Cioè, questo è un argomento che è molto dibattuto, no? Nel senso, livello, le cose. Io, quando abbiamo, 3 anni fa, abbiamo vinto un campionato battagliando con la Correggese fino a Natale, poi abbiamo vinto con 25 punti di vantaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Sento dire che quel campionato là era molto più tosto di questo. Per me è una pataccata proprio assoluta, nel senso che se tu hai una squadra che è 10 volte superiore alle altre, è chiaro che vai via, vinci, e il campionato è quello che è la Serie D, questa è la Serie D. Io sono 3 campionati di Serie D che faccio, sono 3 campionati che sento dire a Natale che il campionato è scarso, poi succede che vinciamo o no. Parliamo sempre di un Rimini che ha un punto solo dalla prima, vetta, no, ma adesso quindi... al di là della posizione del Rimini, io non è che nell'anno in cui De Meis ha fatto il distruggiamola o nell'anno in cui Amati ha creato una squadra che è andata ai playoff vedevo partite diverse da queste. Prima non mi vergogno di dire che la Serie D non l'avevo mai vista, perché non me ne poteva fregare di meno, avevo il Rimini tra i professionisti, certo, quindi non seguivo la Serie D. Se prima erano tutti il Barcellona e Real Madrid, adesso sono tutti così, io ne prendo atto, però sono 5 anni che sento fare dei discorsi che secondo me non stanno né in cielo né in terra, perché le partite sono quelle. Sono quelle le nostre, sono quelle degli avversari, il livello è quello lì e quello che vedi è quello. La stessa Imolese, non è che l'Imolese, capito, dalla cintura in giù gliene dai quante ne vuoi, dalla cintura in su se indovina la giornata te li fa. Io quello che ho notato quando abbiamo visto la partita dell'Imolese, prima parlavo con Massimo del perché l'Imolese può perdere a Forlì, e l'ho detto già da qualche giorno, da quella volta in cui noi abbiamo perso là. Quando tu vedi i giocatori simbolo che di lato hanno un po' di pancetta, capisci che probabilmente non sono forse preparati a stecca proprio come dovrebbero essere, soprattutto in questo momento del campionato. Quindi se indovinano la partita perché hanno classe, hanno tutto quello che ci vuole per essere un grande giocatore, sì, la indovinano 3 o 4, non li tieni. Però se non indovinano la partita vanno a Forlì e perdono, oppure perdono in casa, oppure forse anche noi andando a giocare un pochettino più coperti con un criterio forse un pelo diverso potevamo uscire meglio da lì senza prenderne 5, però col senno del poi ormai è andata, va bene così, insomma non è un problema, esatto. Però riguardo al livello, non fa una piega. Sì, riguardo al livello, no, generale del campionato, sono valutazioni molto empiriche, perché alla fine il campionato di 3 anni fa noi potremmo dire era di un livello molto più alto, perché l'abbiamo vinto noi con 20 punti di vantaggio, però alla fine a marzo la gente si annoiava. Sì. Poi c'è questo aspetto qua. Ma può essere così concitato, ci sta, perché il discorso che fai, ripeto... Io non la vedo tutta questa gran differenza. Poi ripeto, la Serie D io la conosco da quando Amati ci iscrisse quell'anno e da lì in avanti ho visto la Serie D. Ho visto 3 campionati, come se uno mi chiede dell'eccellenza. L'anno scorso lo stesso discorso ho sentito fare, no? Mai visto un'eccellenza scarsa come quest'anno. Portiamo sfiga noi, perché dove andiamo... è sempre il campionato più scarso della storia. Io intendevo dire che il campionato da 3-4 anni a questa parte il livello si è abbassato. Io ho visto il Sant'Arcangelo quando l'hanno capito il campionato con Traini, Della Rocchi che adesso è scomparso, Radoi e Ambrosini, hanno fatto un campionato stupendo, si vedeva giocare il calcio, era uno spettacolo a vedere. Oggi come oggi il Rimini ha vinto 3 campionati, Serie D, andata in G con Cari, il gioco non si è visto, una grande squadra, l'eccellenza non si è vinta, però il gioco non c'era. E a Rimini, onestamente, i 3.000 tifosi che andiamo la domenica, da anni che non vediamo veramente giocare il calcio. Ma esattamente. Ma non qui, da sì, tutte le parti. Ma il gioco, cioè, allora, c'è il gioco modello, non so, io vado a vedere al palazzetto il nuoto sincronizzato, allora lì fanno tutti i movimenti, tutti sincronizzati insieme, più sono bravi a farlo e più vincono. Nel gioco del calcio tu devi far gol. Quindi quando uno dice, io non vedo il gioco è fare gol. Cioè se io faccio 4 gol e li ho fatti dando 4 spallate, tirando da 50 metri, io vinco. Se siamo 0-0, quello che si è mosso meglio, ha fatto miglior figura, non è che prende un gol, glielo regalano. Non è come quando eravamo bambini che 3 calci d'angolo fanno un gol. Cioè il gioco alla fine è una fisima di una parte di persone che guardano le partite perché vogliono vedere dei movimenti che loro trovano
belli, divertenti, ma il gioco esiste, non esiste. A me piacciono le squadre equilibrate, adesso, quelle che sono capaci di gestire una partita. Non mi interessa vedere 90 minuti all'arma bianca. Adesso io, scusa, da tifoso l'importante è il risultato. Oggi come oggi, è Rimini ha vinto 2-1 a Correggio, ultima squadra in classifica, sì, a difesa più preferibile del campionato, e ha vinto a stento. Ieri con Fonsepolcro, uno dei peggiori attacchi, una delle peggiori difese, ha vinto 1-0. E il problema è il gioco? No! Hai segnato poco. E 6 punti. Però onestamente, cosa significa? Vuol dire che veramente non c'è gioco, non c'è squadra. No. Io sono un amante delle statistiche, ho segnato tutto, sì, e sono curioso. Al secondo attacco. Ecco, io ti dico una cosa. L'amico Muccioli, su 17 partite, ha fatto 10 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, ha subito 33 gol. No, 33 sono pesanti. No, ha fatto 33 e ne ha subiti 21. Sì. Questa è la mia statistica, io sono amante delle statistiche. Ecco, l'amico Righetti, da quanto è arrivato, 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. 3 gol fatti e 1 subito. Io fra 18 partite voglio vedere la differenza tra questi. Sì, ma il gioco è... Il gioco non arriverà mai. Il gioco non c'è. Non arriverà mai perché... Potrebbe anche arrivarci, cioè, se tu vinci quando quella volta vincevamo le partite 4-0 e tu dicevi non c'è gioco, cioè, cosa devi fare? Cioè, stai vincendo 4-0, cosa devi fare? Devi fare come Nappi nella Fiorentina, la foca col pallone qui, cioè, cosa devi fare? Cos'è il gioco? Ricordo, Nappi. Ma adesso, cos'è il gioco? Quando tu segni, quando tu fai i gol, cos'è il gioco? Io onestamente ho visto tutte le partite, sì, io parlo in generale, oggi come oggi saranno questi giovani, non ci saranno più i campioni, le società probabilmente non vorranno spendere, oggi come oggi io in parecchie partite, sia nel girone D, sia nel girone F, se avevo un guanciale e un cucino mi sarei indormentato. Ma tu quando guardi l'Atletico Madrid in Champions ti annoi? Ma questo adesso andiamo in un paragone. No, andiamo, un allenatore tipo... E quello dell'Atletico Madrid, che adesso non mi viene il nome, Simeone, è famoso come Mourinho, per dirne un altro, perché sono molto abili nello speculare su quello che succede in campo. Quindi molta concretezza, pochi fronzoli, quando vai su devi fare gol e stop. Quando vengono sugli altri si zacca e si fa in modo che non facciano niente. Poi c'è il Barcellona, col ticket e tocket di 60 minuti, che io dopo un po' cambio canale. Per qualcuno è uno spettacolo meraviglioso, io mi annoio. Mamma mia. Cioè, a vedere quattro giocatori lì che si passano la palla di dietro e ogni tanto uno si smarca davanti, adesso va di moda quel gioco lì. Io in questo è tutto gioco. Io in questo emittente televisivo non voglio parlare di fuori, io voglio parlare di gioco. Onestamente, oggi come oggi, il calcio è cambiato in Italia, in tutti i gironi. Ma su questo onestamente, siamo d'accordo. Il livello è bassissimo. Rimini, abbiamo una puntata, ragazzi. Onestamente, scusate, mi sono lasciato 5 no, veramente, minuti, però. Ammaliati, ma noi continuiamo. Allora, andiamo avanti col nostro servizio, le dichiarazioni dei due tecnici. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Tremavo un po', sinceramente, quindi anche adesso fai questa domanda e mi emoziona. Per me allenare qui è come allenare la Serie A, devo dire la verità, per quello che sento io per Rimini e per quello che sono venuto a fare in questo momento, un momento difficile, i giocatori mi hanno dato una grossissima mano, non era facile, cioè, abbiamo fatto niente, perché non abbiamo fatto niente, adesso abbiamo fatto come ha detto loro, abbiamo vinto i preliminari della Champions, adesso dobbiamo fare il girone della Champions da quando ripartiamo il campionato, tra l'altro ci capita proprio una partita che più bella non può essere, perché andiamo a giocare dalla prima in classifica, però devono stare attenti anche loro, non è che solo noi dobbiamo stare attenti. Prego, e voglio fare gli auguri di Buon Natale a tutti. Come ha detto prima Michael, mi dispiace veramente, mi è venuto da piangere quando me l'ha detto, perché piangeva anche lui per Alberto Giua, perché sono cose che purtroppo dispiacciono. No, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che il Sansepolcro veniva qua
a chiudersi e ripartire. E all'inizio abbiamo trovato difficoltà a trovare gli spazi giusti, siamo stati bravi a crederci fino alla fine, a trovare il gol del vantaggio e conquistare questi tre punti importantissimi per noi. Sì, noi giocando con i tre davanti, il mio compito è quello di stare, diciamo, spalle alla porta e non di sbagliare, di non sbagliare tanto. Mi sono cercato di mettere a disposizione della squadra e dare tutto quello che avevo. Se ripeto, sapevamo che era difficile, serviva un po' molta pazienza e piano piano siamo venuti fuori le giocate e alla fine abbiamo trovato il gol che ci serviva per sbloccare la partita. Sì, come ti ripeto, all'inizio abbiamo trovato difficoltà a trovare gli spazi giusti, però sapevamo che San Sepolcro a lunga calava fisicamente perché è normale. C'era una partita con c'era tanta pazienza, ce l'abbiamo messa, non ci siamo mai disuniti, abbiamo giocato la squadra e alla fine siamo stati premiati. Volevo fare una dedica a Alberto Giua, da parte di tutta la squadra, e al presidente che settimana è stato il suo compleanno. Sì, per ora sono contento, dai, soprattutto quando così arrivano gol importanti magari come oggi, ma come ho già detto prima è un gol di squadra, perché proprio la squadra ha lottato, non era semplice oggi contro una squadra molto ben organizzata, tutta schiacciata dietro, trovare spazi, magari siamo andati a volte in difficoltà perché poi ne salti uno, te ne arrivano altri due, al primo tempo abbiamo girato un po' lentamente la palla, possesso palla un po' lento, però ci abbiamo creduto come sempre, come ogni partita fino all'ultimo, e sta squadra ha dimostrato più volte di voler stare in alto e voler continuare a vincere. Questa vittoria la vorrei dedicare in particolare a due persone, uno è Alberto Giua, che purtroppo ha avuto un infortunio grave e dovrà operarsi, quindi gliela dedichiamo, e poi al presidente, a Giorgio, che questa settimana è stato il suo compleanno, ma oltre quello sono contento perché gli abbiamo regalato, secondo me, due vittorie importanti, un po' di trambusto, un po' di tante chiacchiere, cambio d'allenatore, non allenatore, però posso garantire che è una persona che sta mettendo tutto se stesso, quindi vuoi per il compleanno, ma soprattutto per la situazione, mi sento di dedicargli questa vittoria. Che dico? Quale? Ah, io ero tutta spaparanzata a guardare il... Massimo, so che volevi aggiungere qualcosa. Ma volevo aggiungere qualcosa sul livello. Innanzitutto il livello, sì, parere mio, un attimino è calato. Teniamo conto anche che è venuta meno una categoria. Prima c'era la C1, C2. Certo. Quindi la sostituzione della C2 viene ripresa in mano dalla Serie D, quella che dovrebbe essere proprio la finestra per il professionismo. Quindi sono d'accordo un po' con Baldisseri che il livello sia un po' calato. Chiaramente in questo campionato fanno la differenza le reti subite, perché sono mostruose per la prima volta. Per esempio ha giocato con una squadra che ha preso 35 gol. Io conosco Renzo che ama le difese. Quando... No, però sono d'accordo anche col mister Righetti, che quando tu affronti una squadra che si arrocca un attimino lì di dietro e riparte, è molto difficile. Però io ho visto la partita domenica e i punti che distanziano le due squadre, sinceramente, primo tempo in assoluto non si sono viste. Poi chiaramente i cambi che ha fatto, secondo me, azzeccatissimi. E tra l'altro nell'intervista dice anche che era quella forse la formazione con la quale doveva giocare. È chiaro che ha bisogno anche lui di un tempo per capire lo spogliatoio, capire tante altre situazioni. Prima parlavamo del Tutto Cuoio, che ha chiamato da non so dove, dalla Calabria, e ha preso praticamente 17 gol. Sì. Quindi effettivamente non so se è il giovane che faccia la differenza o la qualità del giovane. Io guarderei un po' bene probabilmente nella qualità dei giocatori, nella qualità della società, nella qualità di tante cose. E la qualità fa la differenza. Beh, su questo punto di vista siamo d'accordo. Dopo volevo aggiungere una cosa, ma lo faccio più tardi. Prego, Valentina. Prendiamo qualche minuto dando la linea alla pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas.
Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta! Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi.
È un piacere parlare con te, Massimo, di calcio, perché con altre persone con le quali mi sono rapportato anch'io, tu prima hai centrato un problema che più volte anch'io ed Emanuele, con lo stesso Giacomo qui in studio, ci abbiamo giocato prendendo come spunto il campo della Correggese. Però è vero che adesso, e qui voglio dare ragione anche a Renzo, da una parte, con l'escursione della C2, manca praticamente, diciamo, la categoria che serve a una squadra dilettantistica di poter ragionare anche sull'impiantistica appena entra nel calcio professionistico, soprattutto come distribuire i propri tifosi e soprattutto per avere una casa accogliente per disputare le proprie gare interne. Oggi molte squadre fanno fatica, lo stesso campionato che ricordava Emanuele, la Correggese che lottava con il Rimini non aveva un vero impianto per poter approdare in Serie C. Allora si chiamava Lega Pro, adesso si richiama Serie C. Quindi secondo me la sparizione della Serie C2 è stata un po' una cosa insensata, tant'è vero che Albertini adesso, se andrà lui poi alla Lega, sta parlando di mettere la Serie C2 come diciamo formazioni giovanili da parte di Milan, Juventus, Inter, in Serie, queste sì, squadre qui. Le seconde squadre. Esatto. E la primavera cosa se ne fanno? E bisogna vedere lì, bisogna tutto studiarlo, questo, cioè, concetto. Secondo me la primavera era nata proprio per questo. È quello che voglio capire io. In effetti la primavera è quel tipo di campionato lì, se poi vuoi trasformarmelo in Serie C, non so, secondo me bisogna tornare indietro alla base, ma base, bisogna portare i ragazzi allo stadio, bisogna fargli capire che è uno sport sano. Bisogna fargli capire che le situazioni si possono creare solamente perché hai competenza, capacità e non perché magari il padre o il nonno ti vuole vedere in televisione. Beh, lì mi trovi assolutamente d'accordo, quindi, sai quanto mi sono battuto su questo discorso. E le competenze vanno poi a livello di societario, a livello dell'associazione allenatori. È tutto qualcosa che deve crescere per far sì che i campionati diventino più... Interessante. Alcuni tempi fa dicevamo che alcuni ragazzi qualche anno fa non si sarebbero mai cambiati negli spogliatoi assieme ai grandi. Ciò fa capire che la qualità è caduta. Anche questo è vero, mi hai fatto bene a ricordare anche questo. Valentina. Ora andiamo a vedere le pagelle di questa prima parte di stagione. Scotti, voto 9. Come direbbe José Altafine alla pagina 1 del manuale dei buon portiere, sta scritto non farsi trovare mai impreparati, specie quando i tiri in porta, a seconda dell'avversario, sono rari, la distrazione è in agguato. Il bravo portiere, il gol per la sua squadra, li segna così. Cassaforte. Brighi, voto 8. Il pupillo del popolo biancorosso, un complesso di scaltrezza, classe e velocità, in fiocchetta sotto l'albero, 3 gol dai suoi, sbucando all'improvviso contro Fiorenzuola, Castelvetro e Correggese, castigando i portieri avversi, in continua crescita ad ogni modo, spumeggiante. Petti, voto 6,5. Alleluia, alleluia, gioca bene davvero dopo un inizio un po' così. Con le buone e con le cattive ferma gli avversari infilando anche un gol contro il Castelvetro. Esordisce nella sua Imola dando una mano alla sua pseudo squadra, ma dopo 5 ceffoni viene tirato al lucido divenendo maestro della propria area, profeta in patria. Giua, voto 7. Se Steinberg fosse un appassionato di calcio, oggi lo scritturerebbe. Per girare il prossimo film prova a prendermela, la palla naturalmente, meglio di DiCaprio, da Oscar. Guiebre, 8,5, è talmente immenso il suo serbatoio di classe che con uno scatto bruciante alla Caglione Quadrado manda gli avversari all'inferno. Non contento spalanca praterie da urlo, bruciandosi e fumandosi addirittura l'erba sintetica del Neri. Azioni così 40 anni fa le faceva un certo Garrinca. Si iscrive al club amici di Guea, tentando gol proibitivi dopo essersi sciroppato tutto quasi il campo di corsa. Totem. Arlotti, 7. A inizio campionato si concede una gita fuori porta a modi turista dalla domenica per poi crescere alla distanza, mandando di traverso i picnic al proprio marcatore di turno. Così, dopo aver acceso il cielo alla Madonna, decide di farsi perdonare con prestazioni da urlo, giocando alla ruota della fortuna, comprando la S di Scott e l'unica vocale, la di Arlotti, per la più semplice delle soluzioni, andare a bersaglio. Enalotto. Simoncelli, 6,5. Il suo muoversi spumeggiante manda in tilt gli avversari, non stranamente ispirato sotto rete, dopo averci provato più e più volte senza fortuna, decide che la cosa giusta da fare è puntare su un altro cavallo, scommettendo subito alla cassa, ai box, per infortunio rientra e si vede reintegrato. Buonaventura, 9. Parte dalla panchina, si accende con la bacchetta magica, torna ad essere il vecchio Harry Potter della sfera di cuoio che comincia a piene mani a regalare preziosità e perle d'autore, trovando perfino il modo di scattare con scatto ficcante in azioni avvolgenti, urlando a squarciagola in caso di gol.
la classe non è acqua. Ambrosini, 6 e mezzo, paradiso di inferno, gol e poi continue noie muscolari che lo costringono a rimanere spesso ai box. Ad ogni modo Vasco Rossi suggeriva una cura, 10 gocce di Valium per tornare a colpire e risanare la perdita offensiva. Basti leggere indicazioni pro e soprattutto contro, abile Cecchino. Cicarevic, 8 e mezzo, tutto molto bello come direbbe Pizzul, ma anche fino a se stesso dopo le piedate ricevute manda in appressione i difensori avversari, ruba pallone usufruendo della magia di Mago Merlino, vedo e non vedo, imposta con l'intelligenza del suo idolo Dejan Savicevic, sbuca dalla panchina facendosi trovare pronto e segnando, andando al bersaglio in 7 occasioni. Amaro, Montenegro. Pasquini, voto 6, pronti via, guardate la sterzata brusca col quale si mette nelle condizioni di andare con la bomba da fuori, specialità della casa si dicono, vive di testa e di gambe, sono i suoi strappi, le sue invenzioni a far suonare tutti gli allarmi del Neri contro la San Maurese, quando fa un laragol il popolo di fede biancorossa contribuendo al passaggio del turno in Coppa Italia, tutto fare. Lighini, 6 e mezzo, indovinello, chi è il genio fulmineo che spalanca la tua strada verso i gol? Lui, che col passare dei minuti si muove da una parte e l'altra del centrocampo, andando a battere anche i corner o qualche calcio piazzato. La nonchalance, quasi da flemma, gli permette un portamento all'Albertini, grinta da vendere e quel vizietto dei gol che non manca, condottiero. Baiola, 5 e mezzo, si batte come un ossesso, sempre pronto a scodellare palloni verso il cuore dell'area avversaria, ma mancano tempo e faro di illuminazione. Singolosisse in caso di giocate importanti per poi divenire sornione e volare in alto con i palloncini della Grabo. Si dà Luna Park, sposta il suo divertimento in campo, in Friuli lo richiederanno a gran voce. Viti, 9, lui che in campo ride sempre anche se gli infilano calcioni, distribuisce assist pregevoli che i compagni decorosamente sprecano, superbo controllo in corsa e lui a tempo stesso fionda e sasso, grande personalità e pelle di gioco sparsa a piedi mani per tutto il tempo, gioca con una continuità impressionante, non rivederlo a Rimini il prossimo anno rispedendo l'intera societaria non sarebbe un affare per il calcio, sontuoso. Montanari, 6 e mezzo, gioca da terzino, da centrocampista, sbatte e si batte come fosse un giocatore operaio, fa tutto bene con lucidità e ispirazione, anche se da immacolato ad Imola quando andò a bersaglio spesso la battuta indirizza il pallone verso Marte, comunque dotato di buona ispirazione ma fremente. Mazzavillani, 5 e mezzo, arrivato a Rimini come Pasquini con la fame di grande calcio, si spegne alla distanza, anzi forse da subito, non trovando quella tranquillità e serenità necessaria, vola sulle ali dell'entusiasmo, attento però a non sbattere, da rivedere. Valeriani, 6 e mezzo, buona la prima rientro in Serie D come si dice in gergo, capace di fare davvero tutto perché la classe non è acqua, come Giove e Pluvio dalla sua nuvola incomincia a scagliare fulmini che a volte inceneriscono gli umani, dove non arriva di piede, arriva di testa, li avvolge il nastro tornando la scorsa stagione per rivedere i Valeriani migliore, c'eravamo, tanto amati, da Dario SV, dolce e delicato come un Ferrero Rocher, si vede poco all'orizzonte ma se l'appetito vi mangiando allora dovrà dotarsi di quella santa pazienza, santo e subito. Cola SV, una telefonata allunga la vita, se fosse stato ancora attivo il vecchio spot della Telecom con protagonista Massimo Lopez, Cola avrebbe chiesto di non giocare alla partita in eccellenza dello scorso anno contro il Cervia, recupero lungo e delicato, nel frattempo in attesa di chiamata. Dormi SV, non ci sono trucchi e non ci sono inganni, non gioca e se gioca gioca poco, con la Savignanese si mise in luce in una serata di ottobre contro i Rimini nella precedente stagione, quando in giornata comanda il pallone come pochi, azioni joystick di inserimento ma rimane relegato in panchina, in attesa di vedere le sue magie dal vivo ci accontentiamo di vederlo a FIFA 2018. Muccioli, 6 e mezzo, gli errori ci sono, ci stanno, il gioco se ne è visto poco ma la classifica parla da sola. Zaccheroni, ex allenatore di Inter, Milan, Juve e Lazio, tanto per rimanere in Emilia Romagna, un giorno raccontò che da piccolo sussurrava ai cavalli. Se Muccioli avesse sussurrato qualche parola ai tanti scontenti, magari oggi sarebbe ancora in sella. Righetti, SV, troppo presto per giudicarlo, si dice che chi ben comincia sia a metà dell'opera, debutto fortunato con vittoria sulla panchina biancorossa in casa della Correggese, ora la strada più lunga è quella che porta verso la C. Vale. Giacomo, parto da te, sei d'accordo o meno con le valutazioni del pagellone? Sì, più o meno sì, sono d'accordo, forse avrei dato qualcosina in meno ad Ambrosini, forse perché mi ricordo l'Ambrosini che abbiamo visto negli anni passati, commentava Lenzo, e quindi mi aspettavo qualcosina in più, e avrei dato qualcosa in più a Righini, perché anche nella partita di ieri, appena entrato, si è vista la differenza e ha cambiato la partita. Mi dispiace per un giocatore come Cola, che a mio avviso è un grande difensore, e vederlo ancora in difficoltà dispiace molto, però per il resto mi trovi pienamente d'accordo. Facciamo un veloce giro di boa, chiedo la stessa cosa un po' a tutti.
Ma io guarda, ne aggiungo solamente uno dove purtroppo è anche infortunato e dove secondo me Rimini ci potrebbe contare molto, che è Giua, e avrei dato qualcosina in più perché è interessantissimo. Ok. Ma non... No, io ogni... gli appunti che sono stati fatti sono quelli che avrei fatto anch'io. Concordi? Sono... Sì, sostanzialmente sono d'accordo. Tu Renzo invece hai da aggiungere qualcosa? Io sì. Uno come Scotti che prende 9 e che subisce 22 gol non è da 9. Però quante partite ha salvato, tutte le partite. Salvato, però non è colpa sua, è tutta la difesa, onestamente. Però 9, Scotti è un portiere che fa la differenza, però un portiere darle 9 che subisce 22 gol. Che voto le avresti dato? Un bel 7,5, 7, 7,5. Ok, su quello lì poi? Il voto, però magari... Però onestamente sì, i voti mi vanno benissimo, ecco, tutto sommato, su un Buonaventura 9, però dai, i voti che forse tu hai dato, probabilmente Rimini oggi merita di avere 10 punti di vantaggio su tutti. Vabbè, invece non è così. Prego Valentina. E il focus di questa serata è legato all'arrivo del tecnico Righetti. Andiamo a vedere il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Fiorenzuola, Imolese, Villa Biagio. Viaggio di sola andata, questo auspicano i tifosi del Rimini perché sulla via del ritorno sperano di scendere alla stazione più vicina e desiderata, che prende il nome ovviamente di Serie C. Come in tutte le cose, da una meta occorre partire. Questo viaggio si sta dimostrando più interessante del previsto, per certi versi malizioso, visto le attuali capoliste, per altri da altitudini insanabili, da capogiro, vista la sconfitta con la San Giovannese, altri da sberle dopo una ricca sbornia, vedesi Imolese, ed è clamoroso esonero di Muccioli. Giorgio Grassi non si è smentito neppure stavolta, fedele alla propria irrinunciabile immagine di onesto bastian contrario, in odore talvolta di dabbenaggine, si è battuto il petto come di consueto, poi una volta esaurite le procedure dell'autoflagellazione, ha fatto l'esatto opposto di ciò che la realtà della Serie D avrebbe suggerito. Invece di affidare la squadra a un esperto tecnico, ha puntato dritto sul Made in casa, garanzia di grinta ma non certo di conoscenza specifica del campionato. Grassi sa di calcio e potrebbe limitare i margini di errore se solo riuscisse sempre e comunque a ragionare in proprio. Invece, paradossalmente, ha il bisogno costante di avere al proprio fianco un guru, un tutor, insomma, un consulente con cui dividere le responsabilità di un eventuale flop. Così ha scelto Gianluca Righetti, fidandosi del suo scudiero Pietro Tamai, abituato a sua volta a farsi carico di scommesse controcorrenti, ma in che caso di vincita ammutinerebbero l'intero sistema velenoso e polemico. Righetti, in questo caso, rappresenta il messia, colui giunto a salvare una truppa in verità mai annegata, forse bagnata, che aveva semplicemente bisogno di sentirsi coccolata. È una scelta in famiglia, d'azienda, di tradizioni, in quanto allo stile Grassi, ma chissà che il patron non possa far volare a fine stagione quei famosi palloncini che egli detiene verso il cielo, targato Serie C. Ecco, mi sto dicendo che praticamente, caro Massimo, la Valentina dice che ci siamo tutti seduti male, che tutti di postura, no? Interessante. Faccio un master in reeducazione funzionale e posturologia e lì mi sono girata, erano tutti storti, allora mi è venuto da dire che erano tutti storti, era con la postura sbagliata. Andiamo avanti. Anche tu posturi, Giacomo. No, io ero storto perché parlavo con... io pasturo. Quindi non posturiamo. Il problema è che noi siamo storti a prescindere, probabilmente. Andiamo di là della sedia e della poltrona. Beh, andiamo avanti, così voglio fare rispondere un po' a tutti con il prossimo servizio che completa quello che hai mandato in onda adesso. Sì, e con Righetti ci sarà la rigenerazione di alcuni elementi finora utilizzati. Scopriamoli. La rigenerazione. Arrivo. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
E se la società avesse ragione e se l'esonero di Muccioli non fosse così clamoroso, alla fine, per non sbagliare, Pietro Tamai ha iniziato dall'attacco, dove in 15 mesi li ha presi tutti e due. Il pennello grande l'anno prima ha chiamato Bonaventura e il grande pennello Traini in questo mercato invernale. La lista della spesa che gli aveva passato la mente non ammetteva illusioni né delusioni. Due attaccanti per i lavori di gomito o di gomiti, altri per adornare il gioco, Ambrosini col qualche ghirigoro d'artista, Zikarevic e dare un degno erede alla maglia numero 10 appartenuta per anni al più illustre dei pennelli biancorossi, quello dei Ricchiuti. Il tutto a costi contenuti e possibilmente il prima possibile. Operazioni che andavano fatte nell'immediato assieme a quelle degli altri difensori, almeno un paio in arrivo, prima di trovare sugli scaffali del supermercato aggeggi ingovernabili, materiali di scarto che se te li vedono quando vai in giro per la Serie D si sganassano da ridere. Via il progetto di rivalutazione dei vari Dormi, da Dario, di Stefano, eccetera, che Righetti saggia per poi toccare con mano, quasi a dire seguitemi e ci divertiremo. C'è chi afferma dietro lo spogliatoio che quei musi lunghi visti dietro la lavagna o accantonati in un angolo della stanza non ci siano più. L'autoconvincimento porta a testare la propria forza. Se i muscoli rispondono al cervello e se il sorriso serve a riaccendere l'adrenalina che porta a indossare, a combattere per questa maglia, allora possiamo dirlo. Ci siamo. Aver accontentato sino in fondo il tecnico senza intaccare tesoretti né sperequare eccessivamente gli equilibri salariati e di uomini rappresenta un doppio colpo da parte di Tamai. In attesa ovviamente di testare la capacità di adattamento e la reciproca compatibilità dei nuovi arrivati. Ma come detto, i nuovi arrivati sono proprio coloro che si sentivano fuori dal progetto Rimini. Niente più giocatori trasformati in palle di Natale come semplici decorazioni, ma inseriti sotto l'albero di Natale, dato il periodo, a fare da regali per poi essere scartati e usati, regalando un sorriso a chi finalmente può vederli all'opera, senza chiedersi ad esempio che fine abbia fatto il talentuoso Di Stefano, giunto dall'Etna nella terra dove il fuoco serve semplicemente a riscaldarsi. Righetti avrà il compito di lavorare sul fattore mentale affidandosi alle parole di Miller: la meta di ognuno non è mai un luogo ma un nuovo modo di vedere le cose. Già, un nuovo modo di rassaporare l'ambiente biancorosso e di rimettersi in gioco, ed è qui che nel girone di ritorno non esiste musica che tenga. I protagonisti dovranno sintonizzarsi tutti insieme sul ritornello di Fabio Rovazzi. Andiamo a comandare. Sansepolcro, vacanze e cartolina d'auguri per il grande rientro datato 7 gennaio col Fiorenzuola. Mission possible. Un 30-30 non si sa, ecco, un 40. Adesso siamo tutti concitati qui, è una trasmissione tutti. Un discutevamo po'... sulla postura. Sulla postura. Renzo, allora arriviamo da te, così ti faccio parlare, che tu ami tanto questo discorso qui. Muccioli è andato via, adesso non me lo nominare più. Righetti sta lavorando anche sul fattore mentale, come ho detto, in questo servizio di tanti giocatori che con Muccioli non hanno giocato. Secondo te Righetti riuscirà in tale impresa? Vedremo qualcuno nel girone di ritorno, lo stesso da Dario che era qui lunedì prossimo, riusciremo a vederli oppure no? Io mi auguro che dipende dalla società che intenzione ha. L'intenzione della società è vincere questo campionato, perlomeno puntarlo, e secondo me, lo dico ancora per l'ennesima volta, quest'anno è l'anno buono che il Rimini ce la può fare, okay, spendendo anche poco, questo forse è il boom di questo Rimini, spendendo anche poco, perché io è difficile andare a fare i conti nelle tasche degli altri, ma in confronto di un Forlì, di un Aquila Montevarchi, di un Imolese, di tante altre squadre, il Rimini spende molto ma molto di meno e oggi si trova lì. Questo è, voglio dargli atto anche a Grazzi. Appunto che con un piccolo sforzo Errini può vincere anche questo mercato. Ritornando a Righetti, anche lui è lontano da anni dai campi di calcio, parlo della quarta serie, scusa, è nato a Fiorizzoni, ha fatto un ottimo campionato, anche qui sono lavoro esperienza. Adesso lasciamo lavorare, però onestamente, come ho detto prima, se Rimini dovesse andare in C, Righetti pronto per la C, i miei dubbi ci sono. Però adesso lasciamo lavorare in pace. Vediamo quello che viene. Io ho fatto le mie statistiche, già gli ho detto, e alla fine dell'anno voglio vedere i resoconti. Non mi voglio sbilanciare, perché secondo me ormai non ho detto tante di queste allenature, perciò penso che lasciamo lavorare in pace, tutto qua. Valentina. Il Fiorenzuola sarà il prossimo avversario del Rimini il 7 gennaio. Andiamo a gustarci la sintesi tra Fiorenzuola e Montevarchi. Thank you.
L'Aquila chiude con una sconfitta ingenerosa in rapporto alla qualità della prestazione il 2017 solare sul campo. Al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda contro la capolista del torneo, i rossoblù cedono per 3-1 le armi al termine di un incontro deciso da episodi, come sempre accade nel calcio. Con Mannella e Giulio Gorini al posto degli squalificati Schiaroli e Biagi e i nuovi arrivi Stampa e Napolano in panchina, gli Aquilotti subiscono la prima occasione con collo del dopo 25 secondi, doppio il miracolo di Pellegrini. Ma il team di Rigucci reagisce con personalità e gioca un ottimo calcio. Al terzo e Sussì calcia al lato. Sempre più autorevole il Montevarchi passa al 20esimo, tiro cross di Luca Lischi, Vagge si impapera e Sussì va in doppia cifra, 10 centri nel campionato. Dura poco la gioia valdarnese, dalla distanza Bosio, Pellegrini non trattiene e Collodel impatta 1-1. Una svolta al 27esimo, Mazzotti dopo un piccolo parapiglia rifila una manata a Sussì e si becca il rosso, Fiorenzuola in 10. Da fermo gli emiliani alla mezz'ora con Cosi senza fortuna. Il Montevarchi ha qualche opportunità, una anche con Mannella, ma al 35esimo ingenuo fallo sull'out di Giacomo Gorini, a metà campo lontano da qualsiasi pericolo su Bigotto e stavolta il rosso è per l'Aquilotto. Ripresa è qui che si decide il match, Rosseti perde il duello con Contini che si aggiusta la palla del 2-1 con la mano, secondo la formazione di Rigucci. Proteste però vane, Fiorenzuola in vantaggio. Dentro anche Napolano e l'ex Pineto cerca di darsi subito da fare, ma il Montevarchi tutto in avanti subisce nel recupero il 3-1 in contropiede, c'è Rossetti a terra ma naturalmente i piacentini si guardano bene dal gettar fuori il pallone e con Marra trovano un risultato più rotondo rispetto ai meriti. Valentina, grazie di tutto, buon Natale. Ci vediamo nell'anno nuovo. Buon anno a tutti. Grazie Giacomo Alpini. Grazie, buon Natale, buon anno a tutti. Grazie Massimo Zanini. Grazie, buonasera e buon Natale a tutti. Grazie Emanuele Pironi. Buon Natale a tutti. E grazie a Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti, buon Natale e un felice anno nuovo. Noi ci rivediamo lunedì 8 gennaio. Grazie ancora e buona serata.